insieme vogliamo considerare l'opera che Dio ha compiuto nelle nostre vite, nei nostri cuori. Il Signore ha messo il suo tesoro in vasi di terra. Chi sono i vasi di terra? Siamo noi, vero? E cosa ha messo il Signore nei nostri cuori? La sua grazia, il suo Santo Spirito. Una prima esortazione che vogliamo fare a noi stessi è quella di non svendere i tesori che il Signore ha messo nei nostri cuori. Amen. C'è un nemico che è molto interessato a questi tesori e tenterà in tutti i modi di rubarci quello che il Signore ci ha dato. Quanto più noi dovremmo riconoscere il tesoro che Dio ha messo nei nostri cuori, il tesoro che è nella casa del Signore. Signore, noi vogliamo adorarti, vogliamo riconoscere che questo è il vero tesoro. Vogliamo riconoscere che queste sono davvero le cose importanti, le cose che non vogliamo né svendere e né lasciarci rubare. Usciremo da questo locale ed egli cercherà di rubarci quello che il Signore ci ha dato. Forse qualcuno prenderà anche delle decisioni coraggiose questa mattina, ma l'avversario verrà. Non voglio con queste parole scoraggiarvi, ma voglio che responsabilmente noi vogliamo continuare a dire questa mattina: io voglio consacrare il mio cuore a Gesù, voglio consacrare la mia vita a Gesù, egli che ha dato valore alla mia esistenza, egli che ha dato vera ricchezza all'anima mia. Siamo dei vasi di terra dove Dio ha riposto la sua ricchezza, i suoi tesori. Serbare la nostra mente, il nostro cuore, il nostro corpo dal peccato non significa altro che custodire questi tesori che il Signore ha messo nei nostri cuori. Vogliamo dire: Signore, aiutami a custodire il tuo prezioso tesoro. Sono un vaso di terra, immeritevole, non adatto ai tuoi tesori, ma col tuo aiuto, col tuo sostegno, con la luce della tua parola, io posso, Signore, mettermi all'opera affinché questo tesoro non sia né svenduto, né rubato, né depredato, ma rimanga consacrato a te.